e soprattutto buongiorno dal mio nuovo e momentaneo appartamento in Germania. Sono arrivata in Erasmus, oggi prenderò questa giornata per raccontarvi tutto meglio, farvi vedere tutto meglio e spiegarvi tutto quanto. Quindi, anche se non sapete ancora bene quello che sta succedendo, magari non tutti, ecco, lo sanno, adesso ci prepariamo insieme così da poter iniziare al meglio la giornata. Oggi è lunedì 2 settembre ed è il primo lunedì del mese, quindi deve per forza essere una giornata perfetta, produttiva, perché settembre è un nuovo inizio. Quindi oggi ho deciso che sarà il mio nuovo inizio, è il 2, non l'1, però è comunque il primo lunedì di settembre, quindi iniziamo a fare le cose fatte bene. In base a quando vedrete questo video, iniziate anche voi a fare tutte le cose fatte bene, perché tanto c'è sempre tempo di iniziare. Io sono arrivata qui in Germania 2 giorni fa, sono arrivata sabato e sabato ho subito iniziato appena arrivata, quindi alle 10 del mattino ho subito iniziato con le attività qua in università. Infatti l'università che frequenterò qui come studente in Erasmus ha organizzato un orientation week, quindi una settimana di orientamento per le persone che come me sono in exchange e in realtà la maggior parte delle persone sono ragazzi che inizieranno il bachelor, che quindi è la triennale qua, o il master. La maggior parte di persone sono tedesche. Però vabbè, non è un problema, io ho avuto modo di conoscere un po' di persone, quindi sono molto contenta. Sabato è stata tutto il giorno a fare attività con l'università, sono state organizzate davvero molto molto bene, in generale la settimana è organizzata molto bene. Ieri c'erano tipo tutte delle attività sportive, qui però io ho deciso di non partecipare perché non ero particolarmente interessata alle attività sportive e poi perché c'erano qua i miei genitori, in quanto mi hanno accompagnata per aiutarmi con i bagagli, sistemare la casa, eccetera. Quindi, siccome c'erano ancora qua loro, non ho voluto partecipare alle attività sportive, ne ho approfittato per stare ancora una mezza giornata con i miei e mia sorella, e dopodiché l'altra mezza giornata l'ho dedicata allo studio. Voi sapete che io sto studiando per i miei esami in Svizzera, che quindi non c'entrano niente con quello che sto facendo qua, però devo studiare, quindi ogni momento libero, mi vedrete anche nei prossimi giorni, lo uso letteralmente per studiare. Però sono abbastanza positiva, spero di farcela. Quindi sì, ora io continuo il mio make-up, poi non temete, nel corso della giornata avrò modo di farvi vedere la stanza, il monolocale in cui sono, che comunque un po' intravedete alle mie spalle. Avrò modo di farvi vedere un pochino la zona in cui vivo. Probabilmente oggi non andrò in centro perché ho un sacco di attività in università, quindi probabilmente non vi farò vedere il centro, ma non temete che lo vedrete anche fin troppe volte nei prossimi mesi. Oggi comunque mi sono voluta svegliare presto, sono le 7:40 del mattino e mi sto già preparando, sono molto contenta. Se riesco vado a fare la spesa, se non riesco vado semplicemente a fare 2 passi, a cercare qualcosa per fare colazione. Ieri sera mi sono fatta una lista della spesa. I supermercati sono già aperti, sì, ma non so sinceramente se riesco a fare la spesa già ora, perché comunque è un supermercato per me nuovo, quindi nel senso non so magari dove sono le cose, non so dove andarle a cercare, e quindi non so se vado ora, ma molto più probabilmente andrò oggi pomeriggio. In ogni caso, ora mi sto preparando di tutto perché alle 9 inizio le attività in università. Se quelle di sabato e di domenica erano più delle attività improntate, pensate per farci conoscere, farci divertire, farci conoscere un po' la città, eccetera, quella di oggi è sicuramente la giornata tipo più importante perché ci racconteranno un po' meglio come funziona a livello proprio pratico l'università, a livello di esami, lezioni, eccetera, eccetera.
Inoltre, se ho capito bene dal programma, oggi dovrei anche dover sostenere un test di tedesco, ovviamente senza impegno, nel senso che ha come unico scopo quello di assegnarmi a una classe di tedesco, perché io voglio fare il corso di tedesco qua, durante i mesi che passerò qua, e di conseguenza devo fare un test per capire qual è il mio livello. Basso, lo so già, però quanto basso? Outfit del giorno, molto semplice, quindi jeans lungo di Abercrombie e questa canottierina tipo satin in raso nera che è sempre di Abercrombie, penso, ma di un sacco di anni fa, invece i jeans sono più recenti. Outfit molto basic perché, vi devo dire la verità, non ho ancora... Cioè, ho portato molti vestiti, sì, però molti dei miei preferiti li avevo usati nei giorni precedenti alla partenza e quindi sto aspettando di andarmeli a riprendere, però outfit cute per l'università direi che va benissimo. Ho preparato anche la borsa perché per oggi hanno chiesto di portare computer, iPad, comunque un dispositivo in cui poter scrivere, quindi ho portato il computer perché l'iPad è morto. Hanno scritto questo messaggio alle 11 ieri sera e io non l'ho letto perché stavo già dormendo e quindi non ho potuto mettere in carica l'iPad, se no avrei portato quello visto che è più leggero, però se... Io stavo già dormendo, però essermi svegliata così presto mi fa stare benissimo. E adesso tra l'altro io, mi sembra evidente, no? Sono in procinto di uscire, ma in realtà ho ancora un'ora di tempo, quindi volevo farmi un giretto e soprattutto andare a cercare qualcosa per la colazione, perché ho delle cose in casa per mangiare, però non ho il latte, quindi ho il caffè ma non ho il latte, quindi vado a prendermi un caffè to go magari. Ed eccoci qua, ve lo aspettavate? La mia macchinina è venuta con me. La città in cui sono qua in Germania è davvero molto vicina, sono 3 ore e mezza, 4 ore di macchina da dove abito, quindi alla fine ho ragionato con i miei che fosse una buona idea portarmi la mia macchina, così da poter tornare in Italia ogni volta che ne ho bisogno da sola, senza dover chiamare nessuno e senza dover prendere mezzi, perché paradossalmente coi mezzi ci vuole molto molto di più, perché bisogna fare un sacco di cambi, e poi soprattutto in questo modo avrei avuto la macchina qua. Visto che questa è una macchina che uso solo io a casa, ho pensato di portarmi la mia bambina con me, e quindi eccoci qua. In ogni caso adesso sto andando a prendermi il caffè, penso andrò alla panetteria del supermercato. In Germania praticamente sempre quando c'è un supermercato, dentro la struttura del supermercato, ma tipo fuori dalle casse, c'è un panificio, ok? E molto spesso fanno anche il caffè, quindi spero ovviamente di poter prendere qualcosa per fare colazione. Andiamo. A casa dopo tutta la giornata che è stata super impegnativa, perché in questi giorni abbiamo un sacco di attività che ovviamente sono fatte un po' per farci conoscere e un po' per farci conoscere soprattutto anche l'università, come funziona e quant'altro. Oggi in particolare è stata una giornata molto orientata in questo senso, quindi praticamente zero attività divertenti, possiamo dire, ma tutte un po' più importanti e improntate sul mondo universitario che vivremo. Pian piano vi farò vedere tutto, vi farò scoprire la città, vivremo insomma un po' la mia vita qua. Adesso mettetevi un po' nei miei panni, sono le prime giornate quindi servono soprattutto per ambientarsi. E sono andata a fare un po' di spesa, vi faccio vedere quello che ho preso. Ci ho messo un'ora, una roba del genere, a fare la spesa e mi ero fatta una lista, però non conoscendo il supermercato sono andata tipo come una trottola in giro per le corsie e ho, credo, rifatto il giro una roba come 2-3 volte, 4 volte, una roba del genere, perché stavo impazzendo e non trovavo le cose che volevo. Tra l'altro non sono riuscita a trovare tutto, però siccome tra qualche giorno tornerò in Italia, come ben sapete, per dare gli esami, direi che per questi giorni potrebbe essere a sufficienza nel caso tornerò al supermercato. Oh mio Dio, e ho anche impacchettato malissimo le cose perché ero da sola e ho fatto a caso. Allora, latte scremato, non ho trovato il parzialmente scremato,
Qui è un po' diverso, non c'è scritto intero, parzialmente scremato, ma c'è tipo la percentuale e mia mamma mi ha spiegato cosa dovevo prendere e ho trovato quello scremato. Pomodorini, peperoni solo rossi, quindi non sarà molto colorato il mio piatto, però non avevo voglia di fare troppi sacchetti. Yogurt con tipo frutti rossi, mais, carote. Ho preso il farro anche se in realtà volevo la quinoa, però non l'ho trovata ed ero stanca di girare, di girare, di girare. Questa è una salsa, un dressing per l'insalata che io mangio anche in Italia, la compriamo in Svizzera in realtà, però è super buona, io non mangio più l'insalata condita con olio e sale, ma solo con quel dressing. Ho preso il riso, piccola parentesi, avevo già portato delle cose dall'Italia. Pasta, tonno, biscotti, pesto, un paio di snack come il plum cake, queste cose qua, e poi mia mamma qua mi aveva comprato già il sale, quindi queste cose non le ho prese. Marmellata, un altro yogurt, questa volta più grande ed è alla pesca. Waffle, perché sempre mentre ero esaurita, una certa mi sono detta: sai che c'è? Mi prendo dei waffle. Tra l'altro li ho presi tipo confezionati e poi ho visto che erano gluten free. Va bene, però ero talmente snervata da questo giro, rigiro, rigiro che stavo facendo che ho detto: ho bisogno di un dolcetto. Due fette di hamburger, volevo prendermi anche il salmone, tipo il filetto e il pollo, ma per il pollo vorrei andare in macelleria o comunque chiederla al banco macelleria del supermercato, perché quella che c'era confezionata o era tipo una confezione troppo grande per me che sono da sola, o non mi ispirava proprio, o non c'erano i filetti di pollo, punto. La Nutella c'era solo questa grande, non mi guardate male, però magari durerà 4 mesi, quindi va bene. Salmone, tipo quello affumicato. Il wrap, perché volevo fare tipo dei wrap con l'insalata, il pollo, anche se il pollo non l'ho trovato, quindi devo un attimo capire. Mozzarella e feta, c'erano molti brand italiani, però ovviamente dovrò fare delle spese intelligenti, quindi tipo le cose che costano molto meno in Italia me le porto da là. Ovviamente le cose che non si rovinano durante il viaggio. Burro d'arachidi perché volevo farlo tipo con le banane, il pane, la mattina. E per finire il pane fresco. Poi quando mi ambienterò ancora di più andrò magari alla ricerca dei panifici, delle macellerie e tutto il resto per prendere queste cose fresche, perché qua il pane è buonissimo. Però per oggi va bene così. Ho preso tutto al supermercato. E va bene così, anche se in realtà stamattina sono andata al panificio, però il mio obiettivo in quel momento era di prendermi il caffè, quindi va bene. Speso 41,05 euro. Mi sono cambiata, mi sono fatta anche una doccia al corpo e tra poco volevo cenare, però prima pensavo, visto che c'è ancora un po' di luce, che potesse essere carino farvi un tour del mio appartamento, che poi è un minolo... Aiuto, è un monolocale. Praticamente io ho preso questo monolocale all'interno di uno studentato, quindi una residenza per studenti, e le opzioni erano due: potevo prendere sia un appartamento singolo, sia una stanza all'interno di un appartamento condiviso. Io ho fatto domanda per l'appartamento singolo, poi era disponibile, quindi effettivamente ho ottenuto questo. E ci sono un sacco di persone che sto incontrando che hanno la casa qui. Per quanto riguarda la distanza con l'università, ci sono due campus, uno dei quali è super vicino, sono 3 minuti a piedi, 4 minuti a piedi massimo, 5 to massimo, mentre l'altro campus è 20-30 minuti a piedi, anche se non ho mai provato ad andare a piedi da qua perché per il momento tutte le attività le sto avendo nel campus più vicino. Quindi per quanto riguarda l'altro campus, secondo me si riesce ad andare a piedi facendo delle scorciatoie in meno tempo, ma devo testare la cosa e scoprirlo. Anche se vi devo dire la verità, io avrò le lezioni sempre nel campus più lontano, però vi devo dire la verità, non mi dispiacerebbe camminare nei giorni ovviamente in cui il tempo lo permette. Negli altri giorni posso tranquillamente andare coi mezzi o in macchina, quindi nessun problema. Comunque vi faccio un tour. Questa è la porta d'ingresso, c'è il campanello e queste sono le mie chiavi che tengo sempre attaccate perché posso aprire ovviamente con la maniglia da dentro.
però da fuori se lascio le chiavi dentro è un casino, quindi le lascio sempre attaccate. E questo è un portachiavi che mi è stato regalato proprio in merito alla partenza. Sulla sinistra abbiamo subito l'armadio e qua c'è un po' di zona spazzatura. In Germania sono molto fiscali con la differenziata. Il sistema comunque è molto simile a quello italiano, quindi ho tanti bidoni purtroppo in giro per la stanza, ma non si poteva fare altrimenti, ma ho messo tutti i profumini in ogni cestino. Questo sacchetto è extra, devo riportarlo in Italia. Comunque l'armadio è questo, c'è anche uno specchio in cui posso vedermi per intero, quindi molto comodo e si risparmia molto spazio, quindi una scelta molto intelligente. E l'armadio è strutturato in questo modo, vi dico già che è riempito del tutto. Eccoci qua, quindi c'è sia la zona per appendere che tutti questi belli scaffali. Poi spostandoci di qua, qui ho appeso la mia borsa dell'università e qui invece abbiamo la zona scarpe. Per fortuna non mi puzzano così tanto i piedi e le scarpe, quindi anche se sono fuori non si sente odore. E questa è la cesta dei panni sporchi. Qui abbiamo il mio lettino, ho portato tutte le mie lenzuola ovviamente perché non c'erano, c'era solo il materasso, quindi ho portato il mio piumino, il mio cuscino eccetera. Per ora ho portato il piumino leggero, poi mi farò portare o porterò comunque io quello più pesante. Da questa parte abbiamo la scrivania, che è anche il mio tavolo da pranzo in realtà. Ho cercato di lasciarlo molto minimal perché appunto è anche il mio tavolo da pranzo, questa non è qui di solito, quindi agenda, computer, iPad, queste cose qua. Ho portato anche lei, che non voglio pronunciare perché non riesco ad attaccarla al wifi per il momento, quindi non è ancora collegata, spero di riuscire a collegarla, altrimenti la riporto in Italia. Questo è un altro regalino per partenza. Ho portato anche un po' di candeline giusto per decorare, cioè in realtà solo queste che vedete qua. Poi i miei mi hanno preso anche un'orchidea, quindi ho anche questa in camera. E questa è la finestra, adoro la finestra qua davanti perché entra un sacco di luce. C'è la tenda ma non esistono le persiane, però io non ho problemi, anche se la mattina entra un po' di luce non mi dà fastidio, va benissimo così. E questa è la vista qui di fronte. Alla destra della scrivania abbiamo altro cestino della spazzatura. Ogni volta che apri quello la zona si inonda del profumo che ci ho messo dentro, quindi davvero va benissimo così. E poi abbiamo la libreria, questa è ancora un po' un work in progress, nel senso che qua manca una cesta che voglio usare come svuotatasche. Però del resto in realtà ci siamo. E questa è la zona cucina, che ovviamente è dentro la zona notte, proprio perché è un monolocale, molto piccola ma c'è tutto quello che serve, quindi lavandino, piano cottura. Questo è il frigo che ho riempito con tutte le cosine che ho comprato. Qui c'è la spazzatura e altri prodotti, anche per qua vorrei prendere un'altra cesta per metterli. E qua ci sono cibo principalmente, stoviglie e qua altre stoviglie più le pentole. E poi da questa parte arriviamo al bagno, che ovviamente è separato, che è molto piccolo però va benissimo. Abbiamo zona lavandino, doccia, WC. Io mi sono portata i tappeti e il mio accappatoio ovviamente. Questo qui è nuovo, l'ho comprato prima di partire e l'ho preso da Zara Home e si poteva aggiungere per 2 euro un qualcosa e io ho deciso di mettere le mie iniziali. È stupendo ragazzi, l'ho pagato un po' però è molto molto morbido, quindi sono molto contenta del mio accappatoio. La zona lavandino l'ho organizzata da Dio, porta spazzolino e dentifricio, porta sapone, asciugamani. In questa cesta ho messo tutte le cose che uso quotidianamente, quindi i prodotti che uso sempre. Dopo tipo 2 minuti che si sta in bagno si accende la ventola, spero non vi dia troppo fastidio. Mentre qua ho messo tutte le cose per la doccia, così sono anche facilmente accessibili mentre faccio la doccia. E poi qua ci sono altri prodotti che uso e volevo portare ma che non uso tutti i giorni, tipo la piastra, un altro tipo di spazzola e altro genere di prodotti. Ok, quindi questo era il tour, ovviamente questa stanza la vedrete molto spesso nei prossimi mesi. Adesso direi che ci prepariamo la cena. Vorrei fare una cosa abbastanza veloce perché probabilmente questa sera uscirò con degli amici conosciuti qua,
comunque delle persone che ho conosciuto qua, forse definirle amici ora è un po' presto, però insomma delle persone con cui mi sto trovando molto bene in questi giorni, e volevo mangiare appunto un po' velocemente perché poi magari prima di uscire mi metto un po' a studiare, non sarebbe male. Per la cronaca, praticamente tutto quello che vedete nella casa l'ho portato da casa, compresa la moka, anche se non l'ho ancora provata perché ho comprato il latte poco fa. Quando ho pensato a questo pasto l'avevo immaginato così, quindi pane, pomodorini, feta e salmone. Il pane lo volevo tostare, quindi adesso prendo la padella e in realtà me l'ero immaginato più come un pranzo, però non ho tanta fame, in più è il pane fresco, quindi quasi quasi lo uso già stasera, così siamo a posto.